Erano da poco passate le 10:30 quando, pare per futili motivi, la rottura di un ombrello, due ragazzi, uno di terza ed un altro di prima del Genovese, hanno avuto una colluttazione nel corridoio dell'ala, per così dire, tecnica della scuola, dove oggi è iniziata la cosiddetta settimana dello studente. Ad un certo punto il sedicenne ha tirato fuori un coltello ed ha ferito l'altro ragazzo, quasi coetaneo in quanto pare sia un ripetente, alla gola ed all'addome. Nella colluttazione l'aggressore, sembra di Pontecagnano, era stato colpito al naso con un pugno. Immediati i soccorsi. Sul posto gli operatori del 118 con le ambulanze della Croce Rossa e dell'Humanitas. I due ragazzi sono stati accompagnati all'ospedale di Salerno. Il minore accoltellato, sembra salernitano del quartiere Fratte, è stato portato subito in sala operatoria. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della scientifica. Sono stati ascoltati i testimoni, i compagni di classe dei due ragazzi, gli insegnanti. Tutti sconvolti, tutti increduli. L'Istituto Genovesi da Vinci, che ha accorpato il vecchio istituto tecnico al liceo, è una delle scuole migliori del capoluogo, che proprio di recente ha investito quasi 1 milione di euro per migliorare l'efficienza energetica della struttura. Ascoltiamo il dirigente scolastico, Nicola Annunziata. Certo, è una cosa che è veramente da non credere. Mi dispiace che ovviamente... È ovvio che insomma è facile dire magari a questo punto che si tratta di singoli, ma purtroppo è proprio la realtà. È evidente che ci sono ragazzi che noi troviamo nei fatti che succedono fuori dalle scuole e frequentano anche le scuole. Questo lo dico anche perché ovviamente... il problema di un singolo non credo che riguardi macchia la scuola, questo voglio dire, è un po' un fatto che... Avete saputo perché è accaduto? Cioè, perché hanno litigato questi due ragazzi? Assolutamente no, francamente nell'immediato ci siamo preoccupati ovviamente di altre cose. Come sta il ragazzo ferito? Questo neanche lo so, perché di preciso, perché chiaramente insomma si è cercato subito di chiamare l'ambulanza. Dove è stato ferito? Al collo mi pare, insomma, ma proprio particolarmente non lo so, insomma, visto che perdeva molto sangue. È caduto nell'ala tecnica dell'istituto? È caduto sì, nella zona dell'istituto tecnico genovesi. Uno salendo su mi ha detto, mi ha urlato, dovremmo mettere i metal detector all'ingresso delle scuole. Questo è un discorso un po' difficile da dire, certo è impossibile verificare se un ragazzo porta un oggetto di questo tipo, certamente forse in America ci sono i metal detector nelle scuole, finora diciamo insomma questa è una cosa che... sulla quale insomma fare prevenzione probabilmente è complicato. D'altra parte è facile dire fare educazione può risolvere questi problemi, purtroppo lo sappiamo che non è vero, altrimenti le carceri non sarebbe inutile costruirle.